Buongiorno ragazzi, benvenuti, bentornati in un nuovo video, in un nuovo vlog da Seoul. Oggi è un giorno molto importante perché ho ufficialmente la mia casa, quindi possiamo ufficialmente iniziare a portare qualcosa. Infatti porterò le prime due valigie, così vado col taxi e faccio tutto. E dopo ci vediamo con la Ross finalmente, perché mancava anche a voi probabilmente. Comunque oggi mi sono svegliata prima rispetto alla mia schedule, diciamo. Infatti come leggete lì dall'orologio sono le 9:20, c'è Ami che si affaccia fuori perché gli ho aperto la finestra. Sto recuperando le puntate di Pechino che non ho visto. Ovviamente VPN e tutte cose. Poi ecco, io mi collego con l'account di Sky. Sto facendo colazione oggi un po' così. E dopo portiamo questo bestiolino un po' a fare un giro. Sto continuando a vedere la mia puntata di Pechino. Cioè ragazzi, non potete farmi questo. Momento lettere. Mi porta alla mente vecchi ricordi. Ho fatto la mia skincare in teoria. Ieri mi è uscito un profumino qua. Oggi mi è uscito di qua. Non so neanche dove ho messo i patch tra le varie buste. Quindi lasciamolo così. Comunque, sto iniziando a sistemare le valigie. Diciamo che volevo anche darmi una truccata, perché poi appunto dopo usciamo. E mi è venuto troppo da ridere perché la mia amica Cristina pensava di dover partire stanotte a mezzanotte, mentre in realtà parte domani a mezzogiorno. Io vi giuro, le ho detto, ma mi aspettavo tutto da te tranne che floppassi l'orario del volo, perché lei è sempre molto meticolosa, soprattutto con appunto gli orari eccetera eccetera. Infatti ieri ci siamo salutate, sì, poi torna, fammi sapere. Invece mi sa che ci vediamo anche oggi, giustamente, perché gli ho detto, senti, ma tu sei, tanto hai tutto pronto, vieni con noi oggi, tanto che devi fare. Quindi vediamo se riusciamo a vederla. Io comunque mi sono raffreddata, ovviamente, perché qua gli sbalzi termici sono forse anche peggio dell'America, perché io mi ricordo una cosa dell'America che è insopportabile, aria condizionata a palla dentro ai posti e caldissimo, umidissimo fuori. Same, same qui. Io mi raffreddo molto facilmente. Ieri Rosalba si è anche sentita poco bene per questo fatto. Le ha preso un bruttissimo mal di pancia proprio per questa questione. Devo dire, questi giorni siamo proprio tutte un po' dei cerottini camminanti. Quindi vediamo se riesco a darmi una truccatina. Eccoci qua ragazzi, nella mia casetta. Entrerò con le scarpe perché tanto poi va pulito per terra, cose eccetera. E come vedete devono ancora venire a montare le cose. Comunque questa appunto è la mia visuale. Dovrò anche mettere probabilmente delle tende, insomma, non mi pare il caso. È molto strano pensare che questa sarà casa mia. Vi giuro, ho dei mixed feeling assurdi. Stando qua dentro, sapendo di aver cominciato a portare, insomma, le cose. Tra l'altro mi è arrivato il messaggio di Yupang stamattina. Mi devono arrivare alcune robine. Non il letto e non il materasso, cioè le cose più piccole che ho preso. Quindi dovrebbe arrivare il mocio, se non sbaglio, le lenzuola e i cuscini. Visto che qua vicino ovviamente c'è Daiso, adesso passo un attimo anche lì e comincio a prendere qualcosa per pulire. Perché ripeto, tanto devono venire a montare sia il frigo sia la lavatrice. Quindi vabbè, poi dovranno entrare, se risporcare eccetera, ma intanto do così una lavatina generale. C'è ancora quell'odore di nuovo. Tra l'altro sarei dovuta passare al secondo piano, che è il piano diciamo dell'amministrazione, dove c'è la proprietaria e tutto, ma in realtà Crystal, la mia agente immobiliare, mi ha detto che la proprietaria mi avrebbe lasciato le cose qui in cucina. Infatti eccole qui, che tra l'altro mi sono resa conto solo adesso che sono venuta su, che effettivamente io abito al quarto piano e la sapete tutta la storia che in Corea il quarto piano di solito negli ascensori non è neanche riportato, a volte si mette la lettera F perché il suono del piano 4 è molto simile a come si pronuncia la parola morte. Cioè questa cosa me ne sono accorta solo adesso, cioè mi sono resa conto e ho detto, cacchio, io abito al piano morte. Così, giusto per dirvi. Vabbè, qui ci sono tutte le istruzioni per cambiare il passcode della porta, però devo aspettare appunto che poi vengano a montare queste cose. 402 è il numero della mia casina e queste sono le chiavi, diciamo le tesserine per la porta d'ingresso giù. Questo anche per quanto riguarda riscaldamento e lo schermetto quello lì. Qui dentro invece ci sono le cose del condizionatore. Intanto porto dentro le valigie e in questo
questa busta della Todis. Bellissimo andare in giro in Corea con la busta della Todis. Ho portato intanto due scarpe di quelle che tanto non devo mettermi. Mi disturba un pelino il fatto che ci siano sia luci calde sia luci fredde, ma quello io non ho idea di come poterlo cambiare, perché i led sul soffitto sono led. Però ad esempio vedete, questa e quella sono calde. Nella sezione scarpe che si apre così, cioè penso mai avuto così tanto posto per tutte le mie scarpe. Facciamo la prova con i miei UGG, che tra l'altro io porto 40, lo sapete, ma la cosa bellissima è che qui c'entrano proprio, vedete, a filo. Sono veramente troppo contenta. A volte mi dovrei fermare più spesso e dire: oh mio Dio, cioè questa è la mia prima casa mia da sola. Sono qui da Daiso, ho preso il mio carrellino, quindi adesso lo riempiamo. Però ragazzi, questo coso con l'avocado, vi giuro, le cavolatine da Daiso mi fregano. Sempre, mi fregheranno sempre. Poi 2000 won, cioè letteralmente un euro tipo. Anche questi della bella bestia, gli ossetti nel cuore. E anche una carotina. Oh no, troppo, lo sapete che la carotina va presa, vero? Qui ci sono candele, profumatori. Qui tutte le cose di cartoleria. Mutande, canottiere, pigiami. Questo forse non ci interessa. Mi servono le salviette, ma non queste, perché queste dovrebbero essere tipo quelle universali o struccanti. Dovrò prendere uno specchio. Ecco, uno specchio, credo proprio di sì. Sono molto fortunata ad avere questo Daiso vicino a casa, perché è gigante. Cioè è sotto, ma è molto ampio. Qui ci sono anche i vassoietti. Bello questo colore, molto bello. Sembra il colore della parete della camera da letto. Poi i tappetini, anche quelli da mettere fuori al bagno. Questi sono tutti i vari cuscini. No ragazzi, lo scaldamani. Ma di cosa stiamo parlando? Sì vabbè, ciao, mi ho già persa, ve lo dico. Poi queste sono delle ciabattine, volendo si possono prendere per gli ospiti. Ok, questo non c'entra niente, ma ve lo devo far vedere. Questi sono i copri braccia per non far sporcare i bambini quando colorano. I calzini per le sedie. Che belli però. Cioè non hanno senso, ma sono bellissimi. Qui c'è un piccolo reparto cibo, ovviamente sempre presente. In realtà potrebbe essere utile giusto per prendere tipo queste cose, la salsa di soia. Sono comodi in realtà, perché vedete ci sono i mini risi. E anche le alghette, che carine. Poi questi sono i piattini, qua per mettere, vedete, i contornini. Quando tutto sarà pulito potrò cominciare a mettere qualcosa, ma devo anche andare da Ikea, quindi poi vedremo anche lì nel caso. Uso il sapone per le mani, che è questo qui, Bubble Hand Wash. E queste sono le ciabattine che vi dicevo per gli ospiti volando. Quindi ora magari ne comincio a prendere due paia, così giusto per. Questi poi sono i deodorini da mettere dentro il frigo, perché lo sapete che il kimchi quanto puzza, però è buonissimo, quindi dovranno essere utilizzati. Queste ciabattine qui sono un po' tipo Juventus style. Queste sono le salviettine bagnate per pulire a terra. Queste invece sono all'arancia per pulire tipo la cucina. Queste forse per i vetri, adesso traduceremo e capiremo. Un set di bacchettine, questi penso tornerò a prenderli, così capisco bene le misure. Le cose più belle, vi giuro, sembrerà una cavolata, ma tipo tutti questi contenitori per le robe da mangiare. Io esco pazza. Penso uscirebbe pazza anche Julie, che lei adora dividere. Vedete tutto così, questi da frigo. Qui ci sono quelli per sciacquare le verdure, i vari scolini di varie misure, le cose per tagliare. Queste poi vabbè, ovviamente ci sarà tempo. Contenitori per il kimchi fresco, questo è fighissimo. Giuro, mi impegnerò per imparare a fare il kimchi, anche perché qui ci sono tutti gli ingredienti per poterlo fare. Con altra cavolata per cui uscirò pazza, questi, cioè tipo i portaspezie. Che dire, a parte queste sono tutte le mie cose. Sono arrivati i pacchetti, eccoli qua. Mi è arrivato appena un messaggio, quindi deve essere passato tipo adesso. Sono stati i pacchetti. Provo a prendere una di queste spugnette, vediamo come funzionano. Credo, ecco qua, bisogna solo bagnarle. Lo prendo, vedete, per lavare qui. Cominciamo un po' a mettere le cose in chiaro, che lo sapete anche tramite le mie esperienze, Corea bellissima, ma per la pulizia un pelino meno. Ma che bello che c'è il rubinetto nero, comunque stupendo. Penso mia madre sarà molto fiera di me quando vedrà questi video. Eppure siamo ancora qua, siamo venuti nel caffè lingua, ragazzi. È tutto a forma di lingua, anche vassoie. Oh no, ho mangiato la sua borsetta. No, un putto di burro, ti rendi conto? Putto di burro. Putto. Putto. Oh, mai succede. Putto. 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 Putto
appunto is like this little angel like this. Io mi sento come in acqua, ma non ma cosa succede? Oh. Ah, le emoji cake. Non ti farà niente. Ma scusami, dov'è le emoji? Le emoji cake solo perché... A me pensavo ci fosse una sorpresa dentro, perché c'era così... Tu pensavi che c'era un emoji dentro? Sì, lato. Pensavo che ci fosse tipo un disegno di un emoji. Ma c'era tipo... Buonissimo. And this is just plain white? No. Vogliamo mangiare il taglio fa. Quindi Marco ci sceglierà la sua carne preferita. Sono tornata a casa, mi sono fatta vivamente una doccia, ho lavorato un po' al computer per il nuovo video e visto che abbiamo cenato in realtà molto presto, mi sto facendo dei raviolini. Qui abbiamo il nostro solito assistente piccolino e sto continuando a vedere la puntata di Pechino. Quindi noi ci sentiamo direttamente domani. Buongiorno ragazzi, nuovo giorno. Stanotte ha fatto caldissimo. Infatti mi sono arricciati tutti i capelli stamattina, sembravo un funghetto. Qui abbiamo il piccolino che dorme, anche se tra un po' penso lo porterò a fare un giretto al parchetto, che ho visto che ce n'è uno molto carino qui dietro, anche perché poi dopo devo ripassare in casa nuova e poi da lì aspettare, perché io e Jenna andiamo a vedere Fast and Furious, che sapete che è una delle mie saghe preferite, quindi non vedo l'ora. Sono un po' stanca perché sono andata a dormire alle tipo 5:30, 6 di mattina alla fine, perché è successo un disastro, cioè sembrava tipo non lo so cosa, l'apocalisse. A un certo punto mi sono cominciato ad arrivare di din di din di din di din di din, non capivo cosa fosse successo. Apparentemente sono usciti dei video di Taehyung dei BTS e Jennie del Blackpink che fanno questa passeggiata lungo il fiume sotto la Tour Eiffel a Parigi e si tengono per mano. Quindi niente, poi mi ero messa a leggere tutte le varie cose, sono rimasta sconcertata dai messaggi che ho trovato in giro. Certe persone sono spaventose, io sarò sempre felice se loro saranno felici. Rieccoli, Ami. Che carino, ma poi non vede niente fuori dalla finestra perché c'è letteralmente, c'è tipo un palazzo. E qua comunque abbiamo dovuto fare tutto il ponte che stiamo facendo là. Sono appena entrata in casa e grande festa. Mi hanno montato la lavatrice e abbiamo anche il frigo, che ovviamente va sempre pulito. Però eccolo qui, il mio frigo col poggia uova. Troppo carino, non so perché c'è sempre il poggia uova, quindi lo vado sempre a cercare. Tra l'altro oggi è super grigio il tempo, infatti ho dovuto comprare un ombrello, adesso vi faccio vedere, così posso iniziare a pulire, perché vedete, se avessi pulito per terra cosa è successo. Molto bene. Apparentemente hanno aperto anche l'acqua, perché andava collegata con la lavatrice e tutti i vari tubi. Ecco che si accende il solito coso. Quindi, allora, prima farò il mio primo pranzetto qua in casa, perché ho preso qualcosina, però devo ancora mangiare. Però ho preso qualcosina, intendo questi sandwich qui. Poi mi è arrivato un altro pacco che dovrebbero essere le lenzuola, quello è l'ombrello che ho preso, il mio bagnetto. Tra l'altro sono entrata e c'era un super profumo. Ovviamente la lavatrice è Samsung, perché quando mai non lo è. Devo chiedere a mia madre come funziona il primo ciclo con la lavatrice nuova, perché qua vedo che l'hanno messa in funzione, perché dentro è un po' bagnaticcia, però non mi ricordo se effettivamente si deve fare un ciclo a vuoto quando è nuova, con i saponi e tutto. Non so neanche da quanti chili sia questa qui, ma questa è la classe tipo energetica. Non so veramente da dove si possa vedere. Qui ci sono anche le mie bollette. Questo è come scrivono il mio nome. Questo vuol dire Dear Ilaria Sacco. Cioè, mi fa troppo ridere come scrivono il nome e cognome. Che poi non ha scritto neanche Ilaria, ha scritto Raria. Poi, come vi spiegavo nel video della casa, le bollette andranno pagate tutte separatamente. Bla 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 bla. Ho visto che mentre venivo qua c'era la diretta di Yoongi. Credo in realtà di essermela persa. Ding dong, eccoci qua. Mi è arrivato un altro messaggio di qualcosa che devono consegnare. Your product has been delivered. Quindi saranno state quelle lì. Ok, sta venendo anche Jenna, perché anche lei ha detto che non ha mangiato nulla, quindi l'aspetto. Mia madre mi chiede se la lavatrice è nuova. Lei non ha ancora capito che in questa casa non ci ha vissuto nessuno. Infatti l'altro giorno che le ho detto sto cominciando a portare le cose, mi ha detto ah, perché la persona che c'era prima se n'è andata. Allora, mentre è arrivata anche Jenna, ho aperto i cuscini perché ho detto oh mio Dio, in realtà è uno solo, bla bla bla, ma in realtà ce ne sono due. E ho aperto anche le lenzuola, guardate che belline. Ho preso queste che sono la versione estiva per il momento, perché si muore di caldo. In realtà avrei voluto prenderle grigie, però ho pensato, visto che qui nella camera c'è questa parete
parete di questo verde, che tra l'altro è un verde tipo tanio bellissimo. Meglio prendere le cose bianche, quindi. Eccoci qua. Ora andiamo a Imart, che sta qui vicino, e anche a OnePlus, che sono due supermercati, quelli un po' più grandi. Così vediamo se troviamo l'aspirapolvere. Tanto poi dobbiamo rimanere in questa zona, che c'è anche il cinema. Perché abbiamo detto, andiamo al cinema qua, almeno vediamo com'è, perché lo sapete che io sono ossessionata. Di solito andiamo sempre a quello di Yongsan. E Jenna si vuole trasferire qua. Do you want to move here too? Yeah. Abbiamo anche un mega Imart, abbiamo scoperto. Guardate che grande. Ma voi non avete capito, guardate, pieno di cose. Ma è stupendo questo coso, posso dirvi. Bellissimo. Però devo tornare a prendere anche i cetrioli che non finivano. Ok, abbiamo preso le nostre cosine. E ora andiamo al cinema. Wow, in questa camminata abbiamo scoperto, non lo so, che c'è tipo tutto in questa zona. Cioè proprio, pensate una cosa, c'è anche lo Hyundai Mall. Ok. Oddio, abbiamo scoperto che al nono piano c'è questo posto per i cani. Guardate che belli. Cioè voi potete portarli qui e mentre vi sedete. Madonna, no, comunque non finirà mai di stupirmi che c'è Shinchan letteralmente ovunque. Tutti i vari snacchini. Oh, questi sono nuovi, non li ho mai visti. Ora dobbiamo aspettare in questa mega piazza molto carina. Vedete, mega box. Guardate che carino, ma queste sono tipo morbidissime queste. E qua avete tutto il posto. La solita ultima fila. Cioè, I didn't do my homework, I'm sorry. Non ho visto tipo i primi due film. Now I have to explain. No, it's okay. Don't worry. Tornata a casa, stavo un po' vedendo i commenti sotto l'ultimo video. Stavo bevendo il mio solito tè. Commenti a caldo sul film. A mio parere, almeno, quello un po' più debole. Ciao la saga. Troppe situazioni spezzate. Poi, ok, Fast and Furious è sempre, ovviamente, con scenari e cose che succedono in realistiche, perché ci mancherebbe altro. Però troppo finto. Cioè, tipo lui che scende sempre dalla macchina senza neanche mezzo graffio. Cioè, proprio neanche, sapete, sulla punta del mignolo. Non c'ha mai niente, non si è mai rotto un osso, che ne so. Capisco che è un film, però capite anche voi, insomma, il mio punto di vista. Sì, è un po' così, c'è stato un momento che mi stavo pure addormentando, cioè vi dico solo questo. Cioè, però ho faticato proprio a tenere gli occhi aperti. E poi è successa una cosa che capisco quando una saga magari è così lunga che una, due, tre volte mi fai tornare qualche personaggio ogni tanto che... Oh, oddio, pensavo fosse morto, in realtà no. Però poi quando tipo diventa, non so, di routine è un po'... anche lì pesante, quindi c'è stato un ritorno in particolare che ho fatto, tu in che senso? Quindi ecco, molto molto particolare, però il cinema lì, Megabox, il biglietto costa, vi controllo quanto costa il biglietto, perché effettivamente è interessante anche sapere poi i vari prezzi, io a volte mi scordo di parlarvi di prezzi, chiedete nel caso vi rispondo. Ho pagato 30.000 won che sono 20 euro, preso sia a me sia a Jenna, quindi sì, 10 euro per uno biglietto. Forse in Italia è più o meno uguale, quindi insomma questo per oggi. Domani devo appunto muovermi finalmente ufficialmente nella mia casa, come avete visto hanno montato tutto. Il buco alla fine che era rimasto sotto al piano induzione mi ha detto che semplicemente dovevo attaccare la presa e eventualmente metterci tipo un fornelletto o un microonde o insomma qualcosa del genere. Quindi poi quando comprerò il microonde lo metteremo. Sono andata appunto poi all'Imart perché volevo cercare l'aspirapolvere. Alla fine ho visto lo stesso modello, un modello simile a quello che avevo messo nella lista di Coupang. Quindi ho mandato il link a Marco e me la sono fatta prendere. Nera e viola, ovviamente sempre i nostri... soliti colori. Contate, prezzo originale c'è scritto 189.000 won, io l'ho pagata 120.000, sono tipo 80-90 euro. Però non ne volevo né una troppo costosa tipo Samsung LG oppure insomma queste robe qua, né una scrausa da tipo 30-40 euro, perché ovviamente poi su Coupang ci stanno anche quelle, ma poi quelle sembrano tipo, non so, un giocattolino, avete presente la sensazione? Quindi speriamo che questa sia decente, che lo sapete poi quanto io sono ossessionata con l'aspirapolvere. Poi vorrei prendere l'air fryer, che sarebbe la friggitrice ad aria. Ovviamente devo prendere il kettle, che sarebbe il
il bollitore, quello per l'acqua. Insomma, poi tanto mano a mano che compro roba vi farò i video, vi faccio un po' vedere. Poi mentre ero al cinema mi ha chiamato due volte un numero, io ero tipo chi è, cosa vuole? Era il tizio che domani mi ha detto deve venire a portare il materasso, quindi alla fine mi ha messaggiata. Mi ha detto va bene se passo tra le 12 e le 2 di pomeriggio, io sì perché tanto lì starò. E quindi questo è tutto per oggi, come sempre poi noi ci sentiamo domani.